Tina rimbalza. Guarda. Vediamo che cosa mi esce. Guardate, guardate, guardate. Ecco qui una boccettina che sembra completamente fatata. Ciao glitterini, benvenuti sul canale, io sono Paola e oggi i glitterini, quelli super super piccoli e carini, ce li ho anche io direttamente sulla mia scrivania. Mi hanno infatti mandato una scatola di pasta squishy in edizione limitata dedicata sia ai metalli che alle gemme preziose e guardate un po', mi sono fornita di alcuni dei miei attrezzi preferiti per la creatività per aprirli insieme a voi e provarli, quindi andiamo a pacciugare un sacco in questo video. Ma prima voglio ringraziare Anita che per prima si è buttata e ha esattamente risposto all'enigma emoji e così il suo commento è stato messo in evidenza su tutti e lì rimarrà per sempre. Se volete anche voi il vostro commento in evidenza su tutti gli altri dovete rispondere correttamente all'enigma emoji di oggi. Eccolo qui, solo due emoji. Regia, per favore. Grazie. Sono solamente due ma secondo me è facilissimo. È un film di animazione, rispondete per primi e correttamente. Buona fortuna a chi risponderà all'enigma emoji. Dalle prossime volte però sarò un po' più cattivella e saranno un po' più difficili. Il primo a rispondere correttamente avrà in serata il commento in evidenza. Ma torniamo a quello che voglio aprire oggi. Mi è arrivato questo pacco di pasta magica e ovviamente il postino ha deciso di distruggermelo prima di consegnarmelo. Mai una gioia. Comunque sia, che cosa hanno creato quelli della pasta magica? Hanno creato per questo mese e il mese di dicembre 6 colorazioni dedicate in edizione limitata ai metalli e alle gemme preziose. Quindi praticamente andiamo in edicola e possiamo trovare 12 colori diversi. Ve li faccio vedere qua, che forse è più chiaro. Oro, argento, rubino smeraldo, rame platino, zaffiro blu, zaffiro rosa, ametista, turchese, quarzo rosa e opale nero. E praticamente è una pasta che non secca mai e questa è una cosa che mi piace un sacco, perché il problema delle paste che avevamo fino adesso in mano è che dopo un po' alla fine le dovevamo buttare. E ci sono due consigli fondamentali, ragazzi. Uno, non attaccatelo ai capelli. Sì, mi sembra un consiglio piuttosto intelligente, non ci avevo mica mai pensato. E poi di non attaccarlo ai nostri vestiti. Sì, anche questo non ci avevo mica mai pensato. Grazie per avermelo scritto. E poi qua c'è una cosa che mi ha fatto accendere un'idea. Qui c'è scritto di fare delle creazioni ed instagrammarle con questo hashtag. E allora mi sono detta, siamo nel canale giusto, facciamoci delle creazioni. Quindi mi sono presa delle formine e andiamo ad aprirle e a fare delle creazioni. Vi faccio vedere due paste che sono piuttosto simili, che sono il platino e l'argento, guardate. Sono delle colorazioni che sono abbastanza similari. E eccole qua, io ci ho già giocato perché volevo testare prima di parlarvene e questo è la texture, è pazzesca, guardate quanto è bella, praticamente è specchiata da quanto è glitterata, sembra davvero un gioiello e tirandola guardate com'è bella, è bellissima, è morbidissima. Avete sentito che fa dei rumori, fa delle bolle e scoppiano, quindi anche il rumore è molto piacevole. È stupenda e ho pensato che si potessero fare delle formine. Allora, vediamo se è vero. Vediamo se rimangono le formine impresse. Allora, io direi di sì. Voi che cosa ne dite? Siete contenti del risultato? Scrivetemi comunque nei commenti mentre le provo insieme a voi. Vado ad aprire il platino che come vedrete è una concentrazione di glitter molto più intensa e il glitter tende più al grigio. Io vedo anche qualche riflesso di verde. Questa volta voglio stendere la pasta. Guardate, viene via veramente facilmente. Ricordatevi che questa pasta non secca e se la riducete a pallina rimbalza. Però vediamo se è vero quello che dicono. Ta-ta-ta. Ah, si è rimbalzata. Sì, rimbalza. La stendo con le mani, ma si può stendere anche con ovviamente il suo matterello.
e voglio vedere se ad esempio usando una formina qualsiasi riesco a tagliarla decentemente. Ok, sì, direi che rimane, ovviamente rimane per un periodo di tempo non troppo lungo perché tenderà a sciogliersi dopo un po', però rimane, ok? Mi piace, questo del fatto che si può tagliare, che è abbastanza solida, nonostante, guardate, cioè, è morbidissima, però si può tagliare e rimane in forma. Allora, andiamo ad aprire il rubino. Eccola qui. Bellissimo. Una cosa super natalizia. Wow, che rosso intenso, incredibile. Profumo a me piace tantissimo, sa di caramella all'uva. Non so se a voi la caramella all'uva piace, però... Sentite il rumore che fa. Va maneggiata un pochino perché secondo me scaldata è un po' meglio. Adesso voglio fare la farfalla. La stendo e usiamo questa a farfalla. Pigio, tiro su, vediamo se viene. Sì, eccola qui. Cosa ne dite? Io dico che è carina. Adesso vi faccio vedere come funziona la pasta con questa trafila. Per la trafila penso che aprirò il rame. Guardate che carina, anche vi fa vedere proprio il metallo in sé. Allora, questo si è tutto cappottato. Ovviamente, grazie postino, grazie. Allora, sentiamo l'odore. Ah, l'odore è uguale per tutti. Wow, che bello questo colore. Lo maneggio un po'. Preparo la trafila. Allora, che facciamo? Beh, ma sì, ci facciamo il fiorellino, ma sicuramente. Alzo qui. Ecco qui, vado a mettere una quantità di prodotto qua dentro e vediamo che cosa ne esce. Wow! Sì, funziona anche con la trafila. Guardate che bello, un fiore completamente glitterato. Ma adoro! Ta-dan! Direi esperimento assolutamente riuscito. Ovviamente pulire la trafila è facile, esattamente quando si usano tutte le altre paste, anzi forse un po' di più perché viene via tutto insieme. Adesso voglio aprire l'ametista e provare a fare una nuova Hello Kitty. Guardiamo un po'. I miei sono tutti cappottati per colpa della posta. Wow! Sembrano davvero qualcosa di prezioso. Guardiamo un po', scaldiamo con le mani. Torcigliamolo un po' anche. Che bello! Unicorni! E andiamo a provare a fare una formina questa volta. Forma formella. Se diventi bella. Sì, a 100 volte meglio dell'argento. O forse sono io che ho imparato meglio a fare le formelle. Vado ad aprire adesso il turchese, ma mi raccomando, scrivetemi qual è il vostro preferito di colore. Wow. No, ma sembra uno specchio, una roba incredibile. Fantastico. Affondarci le dita dentro è veramente molto molto piacevole. Guardate che bello. E poi vabbè, si stira veramente tantissimo. E voilà. Sì. Sì, si vede, vedete? La sciarpetta, gli occhi, le orecchie, carinissima. E adesso voglio usare l'oro e provare il generatore casuale di stampini. Sì, ce li ho tutte io, ebbene sì, negli anni, è una collezione fatta di anni.
Oddio, che strano, sembra che abbia delle gocce all'interno. Voglio metterlo qua sopra. Guardate che bello! Cioè, è super sbrilluccico. Cioè, questo è veramente un glitterino vero. Vediamo se fa. Sì, signore. No! Sono riuscita a distruggerlo invece. Io spero che si veda, ma sì. Tutto a posto, ho anche curato il mio generatore di timbri. E adesso voglio prendere una quantità di slime da questi che stiamo per aprire e quelli che abbiamo già aperto e li voglio infilare in questa bottiglietta perché voglio creare una bottiglietta magica. Questo è il quarzo rosa, l'avevo già aperto quando mi era arrivato perché ero troppo curiosa e guardate se non è una cosa strameravigliosa. Questi sono glitter che tendono al multicolor, a, diciamo al boreale, e devo dire che forse in assoluto è il colore che di più mi è piaciuto. Sembra veramente magico e sicuramente una piccola percentuale finirà nella bottiglietta. Voglio anche usare lo zaffiro porpora. Vediamo un po'. Wow! Cosa ne pensate? Cioè, mi sembra veramente pazzesco. Io spero che da video si veda. È una roba pazzesca! Anche questo voglio metterlo nella boccetta blu, che è il zaffiro blu. Eccolo qui, è bellissimo. Sembra un cielo stellato. C'è del verde, c'è del bianco all'interno. È qualcosa di bellissimo. Anche questo voglio metterlo nella boccetta. Wow! E il profumo è veramente qualcosa di spaziale. Di speziale anche. Se ci sono degli usi alternativi che fate di queste paste, però mi raccomando, scrivetemi perché sono sempre stracuriosa di cosa fa la gente con le proprie paste. Qui, e apro questa. Smeraldo. Guardate, guardate, guardate. Ok, guardiamo questo, l'ultimo, che è l'opale. Pronti ad aprire l'opale ed è qualcosa di pazzesco perché c'è un multicolor di brillantini. Questo è come immagino io l'universo. Bellissimo. Mettiamo un po'. Ve lo faccio vedere da più vicino possibile, spero che vi piacciono queste immagini. È morbidissimo davvero, cioè spesso che si possa notare e si può stirare finché non diventa un piccolo filamento. E questo è il grado di brillantini che hanno messo dentro. Mi piace perché è veramente strapieno, però non ti sporchi mai le mani. Ok, andiamo a costruire adesso la mia bottiglietta. Allora, con l'aiuto di questo stecchino e questa bottiglietta ho deciso di far entrare questi 5 meravigliosi colori glitterati. E allora faccio così, metto dentro l'opale e aspetto che si formi il primo strato e guardo se è sufficiente o se secondo me ne devo mettere ancora un po'. Adesso inserisco una pallina di zaffiro porpora e poi proseguo così per tutti gli altri colori. E quando sono soddisfatta, mi basterà chiudere. Ecco qui una boccettina che sembra completamente fatata. Spero che le idee che vi ho fatto vedere vi siano piaciute. Se è così, lasciatemi un like oppure scrivetemi quale vi è piaciuta di più. L'estrusore, cioè la trafila, le formine oppure questa carinissima boccettina fatata. Io qui mi fermo, però prima vi saluto stritolandovi di affetto. Ciao ragazzi, ciao ciao!